Archiviata la prima giornata, passata soprattutto tra lo stand Canon, Red Digital Cinema e Sony, all'inizio di questa seconda giornata ci siamo precipitati da Blackmagic Design per la nuova Cinema Camera, che sulla carta è davvero impressionante. Registra fotogrammi da 2,5K in formato 16 noni, in pratica con il 60% in più di risoluzione rispetto al Full HD. I fotogrammi sono RAW 444 a 12 bit per componente e vengono registrati su SSD grazie a uno slot integrato. Attenzione però, perché il sensore è molto piccolo e ha un fattore di crop pari a 2x, e in pratica un 24 mm si trasforma quasi in un 50 mm. La camera è dotata di un monitor touch da 5 pollici 800x480, uscita HD SDI, ingressi audio e microfono integrato. È compatibile con ottiche Canon EF, EFS e anche PL. I prototipi però, un po' plasticosi ancora con qualche bug, non ci hanno fatto impazzire. Sarà disponibile entro fine luglio a $3,000, assieme a DaVinci Resolve per la correzione colore, dal valore di $1,000, con rinnovata interfaccia di cui parleremo nei prossimi giorni. Siamo davvero contenti che Blackmagic Design sia entrato in questo settore, poiché sposterà rapidamente il target e il rapporto qualità-prezzo anche dei prodotti concorrenti.